traballerà tutto il palcoscenico, si tingerà di un colore. La sequestrazione italiana nasce nell'ambito del progetto di residenze teatrali che stiamo conducendo come Teatro Minimo a Bitonto e Terlizzi. Uno dei progetti di produzione che avevamo era un progetto sul candore. La nostra intenzione all'inizio, la mia intenzione, era quella di ragionare su questo stato delle persone, insomma, capire come il candore si fosse completamente perduto. E quindi abbiamo lavorato in antitesi rispetto al concetto di candore. Siamo partiti da quello per approdare a Sequestro Italiana. Lo spettacolo poi è nato, il testo è nato attraverso una serie di incontri che abbiamo fatto in produzione e anche in formazione, quindi con laboratori, discussioni, eccetera. E poi io l'ho spedito al Premio Riccione. L'esito è stato più favorevole di quello che io prevedevo. Umilmente forse prevedevo, il testo è arrivato in fila. La finale di quest'anno è una finale frequentata da grandissimi professionisti del teatro italiano, perché in occasione della 50ª edizione del Premio Riccione sono stati ammessi alla partecipazione tutti i vincitori anche delle precedenti edizioni, e quindi sono in compagnia straordinaria di grandissimi professionisti, e questo mi fa molto piacere. Come mai questo titolo? È un omaggio alla tradizione teatrale italiana? Sequestro l'italiana è diventata, lo scopro adesso che è un omaggio ad una vecchia tradizione di cose all'italiana, come il matrimonio, come il divorzio, eccetera. Era certamente una cosa che appartiene alla nostra, al nostro subconscio, no? Ed è forse proprio quella la direzione nella quale ci siamo mossi, cioè abbiamo voluto ancora una volta mettere in evidenza come l'italianità sia una assoluta tipicità che si riscontra sempre anche in fatti assolutamente gravi come quelli di un sequestro. Tra l'altro lo spettacolo, il fatto essenziale, cioè questo sequestro in una scuola materna, è ispirato ad un fatto realmente accaduto. Questo era il fulcro da quale poi è nato questa idea che noi abbiamo avuto, che poi si è sviluppata in maniera prettamente teatrale, però quindi non è un fatto di denuncia, perché ci interessa poco la denuncia, in quanto la denuncia ormai la fa già la televisione. Ci interessa l'approfondimento di quella denuncia, e ci interessa capire come questi fatti intervengono sulle persone, sui comportamenti delle persone. Quindi sì, forse un inconscio omaggio ad una tradizione alla quale ci piace far riferimento, una tradizione enorme del cinema italiano. Tu sei autore di molti testi teatrali, come si è evoluta la scrittura fino a questo punto? La mia scrittura si va tipicizzando, affonda sempre di più verso una maniera di scrivere che è strettamente legata alle dinamiche teatrali, e quindi non più il plot o il romanzato o la ricerca della bella battuta che corre il rischio di essere fine a se stessa. Ma il tentativo che io faccio insieme a Michele nel percorso sia di allestimento degli spettacoli, ma anche nei percorsi di laboratorio e formazione che facciamo, è quello di affondare sempre di più verso una direzione che riguardi esattamente la scrittura per la scena, che è molto completamente diversa da tutte le altre forme di scrittura, in quanto da sola la scrittura per la scena è nulla. La scrittura per la scena è un servizio che l'autore teatrale deve fare allo spettacolo, perché i protagonisti del teatro sono gli attori, e l'errore più grande che un autore teatrale può fare, e normalmente l'errore che un autore fa all'inizio della sua carriera, è quello di sostituirsi in protagonismo agli attori. Quando invece si capisce che questo non deve mai accadere, allora si tipicizza la scrittura e si va in quella direzione là. Credo che questo sia quello che in questi ultimi anni ho imparato con più esattezza. Il teatro è un po' come il destino, dritto o storto. Il teatro di innovazione a chi si rivolge? No, intanto mi fa piacere il riferimento ad una delle battute dello spettacolo, quella del destino è dritto o storto a noi, perché è una connotazione di questi due personaggi. Per quello che riguarda il teatro di innovazione, c'è da intendersi su che cosa si intende, cos'è questo teatro di innovazione, perché l'innovazione esiste in relazione a qualcos'altro. L'innovazione esiste per esempio rispetto ad una tradizione. Il teatro che noi cerchiamo di fare non è un tradimento di quella tradizione,
ma anzi considera profondamente l'esistenza di una tradizione, a quella continuamente si riferisce. Quello che noi cerchiamo di fare in scena è proprio di rendere lo spettacolo fruibile a più livelli. Quando si pensa al teatro di innovazione, normalmente si pensa a qualcosa di difficilissimo e intellettuale, rivolto soltanto agli addetti ai lavori. Beh, noi non vogliamo assolutamente fare un teatro di questo genere. Per noi il teatro esiste nel momento in cui esiste in relazione al pubblico. Noi ci vogliamo rivolgere anche a quel pubblico che per la prima volta deve sedersi là e deve provare l'incanto di quella relazione. C'è semplicemente la volontà di continuare a ragionare su come siamo fatti e su cosa stiamo diventando. Anche quando facciamo spettacoli sul paesaggio, che è uno dei nostri riferimenti essenziali, perché noi abbiamo scelto di tornare a lavorare qua. Non abbiamo per caso deciso di lavorare qua, abbiamo scelto di produrre qui, dove siamo nati, per poi esportare dappertutto i nostri spettacoli. E quindi il lavoro sul paesaggio per noi è un lavoro fondamentale. E quando per esempio parliamo di Murgia, io lo dico sempre, continuamente, dico che non è il tema della Murgia, non è il paesaggio qualcosa che sta in alto, il tema è che se tu vai sulla Murgia oggi e vedi quello che la Murgia è diventata, non scopri una cosa paesaggistica o ambientalista, scopri semplicemente che la Murgia è quello che sei tu adesso. La Murgia è inquinata tanto quanto noi siamo inquinati. La Murgia è uno specchio, ed è uno specchio di un'umanità, e della nostra umanità. Però quando noi mettiamo in scena questa umanità, io non lo so se questa si chiama innovazione o si chiama tradizione. So per certo che è la stessa cosa che hanno cercato di fare tutti gli autori e tutti gli attori che ci hanno preceduti. Noi dobbiamo affondare ancora il colpo in questa direzione. Sei tu che hai scelto il teatro o è il teatro che ti ha scelto? Beh, in realtà non lo so, ci rifletto adesso nel momento in cui rispondo. Io non mi ricordo nemmeno com'è che è cominciata sta cosa. Non saprei nemmeno individuare il momento in cui ho deciso che questo sarebbe stato il mio mestiere. Forse è successo anche per ribadire una presenza, no? Perché quando ho cominciato a decidere di fare questo mestiere, tutti indistintamente mi dicevano che era impossibile dimostrare a me, prima di tutto e poi agli altri, che non c'era niente di impossibile, perché questo che facciamo noi, e io vorrei che questa cosa una volta per tutte venga compresa da più persone possibili, quello che facciamo noi è un mestiere. L'opera d'arte in questo mestiere è un accidente, è una cosa che può capitare, ma non si può, almeno noi non lavoriamo con l'obiettivo di fare un'opera d'arte. È una conseguenza l'opera d'arte, è la conseguenza di tante cose che ad un certo punto si ritrovano insieme. Quindi non so se sono stato scelto da questo mestiere o se ho scelto questo mestiere, ma una cosa è certa, che a farlo mi ci trovo benissimo.